Serata noiosa, nulla da vedere in TV. In questi casi, ricordate che lui vi ha lasciato un segnale. Salve a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale, bentornati ovviamente se è la vostra prima volta, come vi dico in questi casi sono sempre il vostro Centro Silver e anche oggi un nuovo video, penso che sia l'ultimo video della nostra appunto run sulla demo di Metaphor Re Fantazio, questo bel gioco dell'Artrus, casa che io adoro dai tempi della PlayStation 1, che porta giochi molto a stile manga, anime, insomma tutte quelle cose che mi fanno veramente impazzire. Quindi direi che siamo pronti per andare al funerale cittadino dopo che siamo usciti dalla locanda, dopo i fatti del nostro quarto e scorso episodio. Andiamo ragazzi, mappa, dobbiamo andare innanzitutto andare su per il viale ombrato, per cui abbiamo le nuove mappe che in realtà potremmo vedere lungo la strada. La demo è veramente gigantesca perché abbiamo giocato quasi più di 4 ore, ragazzi. O quasi 4 ore abbiamo giocato. Il re non c'è più. E anche il mio cuore. È il momento di fare un altro funerale. Ok, ci sono le strade obbligate, come vedete. Nella strada c'è parecchio disagio e lì c'è il nostro amico, la presenza di Moore. Abbiamo un nuovo potere, dovrei recarmi all'accademia appena posso, quello che abbiamo sviluppato con Maria, quindi forse è il caso di andare all'accademia. Andiamo a sbloccare il guaritore. Leggete il libro, concentratevi, perfetto. Mostrami il nuovo archetipo, ci ha detto. Sono percorrere il percorso come mi aspettavo, splendido. Scusa schiettezza, vuoi qualcosa di chiedere riguardo al potere che vi è stato donato? In altre parole, sugli archetipi, vorrei affidarti un incarico. Che incarico parli? Affrontando spezzando il cambiamento è possibile non solo mutare forma ma anche rivelare qualità eroiche che incarnate. E questa è la verità degli archetipi. Gli eroi della storia del nostro regno hanno tutti mostrato barlumi di tale potere, anche se non quanto voi. Eppure le loro storie sono per lo più dimenticate, favole oramai oscure. Un eroe che serce da solo non è altro che un semplice dissidente. Senza il sostegno altrui, gli ideali sono tosto sepolti dal peso della storia e la vita passa inosservata. Lo stesso vale per gli archetipi. Un archetipo raggiungerà il proprio potere ultimo solo ottenendo e riunendo molte incarnazioni eroiche. Se riuscirai a farlo, anche il mio sogno si realizzerà. In questo modo sono certo che potremo compiere il primo passo verso il mondo ideale descritto nel mio romanzo. Studiare questo potere è vitale anche per me. Il nostro primo incarico vorrei che coltivasse incarnazione eroica del guaritore. Di certo in questo incarico sarà un'ottima opportunità per affinare ciò che si attira gli altri verso te, ovvero sia la tua virtù regale esteriore. Ok, richiesta di Moore, prologo. Per sviluppare la forza che mi serve per sfidare Arcimago Lewis bisogna portare archetipo guaritore al rango 10. Può anche farlo qualcun altro al posto mio. E direi che forse è il caso che ci equipaggiamo. Vedete? E tornare a parlarmi. Questa semplice azione mi offrirà conoscenze sconfinate. Ci penso io. Grazie per aver accettato così celermente. Uno scontro con i vostri nemici è inevitabile, non trovi? Per quanto potete pianificare architettare, un giorno dovrete affrontare e combattere il Conte Lewis. A tal fine dovete cercare di risvegliare nuovi potenti archetipi, nonché studiare il modo in cui i loro poteri si integrano a vicenda.
Il potere di un eroe può risvegliare mediante incontri fortuiti con altri e influisce sull'ambiente circostante, avendo degli ideali in comune, anch'io ne trarrò vantaggio. E quando ciò accadrà, i miei ricordi potranno lentamente riaffiorare. Se il giro del re che mi impedisce di rimembrare potrebbe svanire. Ad esempio, il motivo per cui il re mi ha confinato in questo luogo, nonché ubicazione di quest'ultimo. Grazie al ricercato diventerai più potente, io recupererò la memoria e infine raggiungeremo l'utopia che tanto voglio. Abbiamo tutti da guadagnarci, non credi? I tuoi sforzi hanno già giovato molto la mia ricerca, ora posso fare molto di più per aiutarti. Se un archetipo ha preso un'abilità, posso renderle ereditabile da altri archetipi. Posso mostrartelo quanto vuoi, in questo modo i tuoi incontri con gli altri diverranno una fonte di ulteriore potere. Quindi possono scambiarsi i poteri gli archetipi. Affrontiamo insieme queste avversità, mi aspetto grandi cose da te. Allora, abbiamo detto che dobbiamo potenziare il... Ora ci sono le tecniche ereditate, puoi usare il mag per sbloccare tecniche apprese in precedenza e donarle ad altri archetipi. Possibile impostare individualmente le tecniche ereditate da ogni archetipo. Quindi, ecco qui, ereditare le tecniche. Tipo, andiamo su di noi, il mago, che è a livello 5, imposta tecnica, possiamo mettergli anche il Seek, quelli dei danni da vento leggeri. Procediamo. Quindi adesso noi abbiamo tre abilità qua. Ok. Sul mago che è equipaggiato. Poi, a prendere gli archetipi. Perfetto, ecco qua, abbiamo il guaritore. Attualmente il guaritore non sembra avere la sua evoluzione. Aspettate, devo prima cliccare il personaggio e poi posso spostare. Ecco, però non sembra avere un'evoluzione. Però serve 1000 di mag richiesto per sbloccarlo. Quindi lo studiamo. È lo stile di vita di Marina. Incarnazione eroica di una presenza santa che dona la forza e la vita attraverso l'amore e la devozione per gli altri. 1000 mag. Lo canalizzi. Vuoi provare a risvegliarlo? Certo. È questo il potere che cerco. Condividendo risultezza e onore e credo, assume nuova forma come guaritore. Cuore degno che forgi l'angoscia in forza. Ti sento in grado di tendere la mano chiunque sia in difficoltà anche nella più caotica delle battaglie. Ti conferirò la nostra anima, l'anima del guaritore. Questo è il potere dell'anima del guaritore. Sento nascere in me il potere della reviniscenza e la magia della luce. Aiuterò gli altri, farò tutto il possibile per chiunque sia in difficoltà. Puoi cambiare gli archetipi dal menu principale. Vedo che il numero di archetipi che hai studiato è cresciuto. Ne sono lieto, grazie a ciò le mie tecniche procedono spedite. Mi ricerca. Non è molto, ma ti prego di accettare questo come ringraziamento. Frutto eroico. Ok. Ci equipaggiamo il guaritore, potremmo ereditare delle tecniche. Tipo il blitz. Vai. Così abbiamo anche una magia d'attacco. Poi abbiamo l'ama, che infligge danni da luce leggera al nemico e nelle battaglie veloci fa recuperare PS ogni volta che un attacco di supporto va a segno. Ecco qua, adesso abbiamo la versione evoluta del guaritore. Queste qua non sono ancora ereditabili perché, come vedete, i ranghi non sono abbastanza alti. C'è da veramente fare tantissimo. Teniamo equipaggiato il guaritore al nostro Sion perché, come ben sapete, è quello della missione secondaria che ci è stato assegnato. Dobbiamo evolverlo a rango 10. Perfetto. Come lezioni abbiamo qua di ereditare le tecniche e come ascolto potrei restare imprigionato per il resto della mia vita, avrei ancora molto da imparare. Documentare le mie scoperte secondo piano, ho ancora molto da fare, non prezzerei il tuo aiuto in futuro. Ok, qui c'è il gattino, come vedete, ci dà qualche altro regalo il gattino. Sa benissimo di essere adorabile.
Siamo sempre tutti schiavi dei gatti, ragazzi, me compreso nella vita reale, come ben sapete. Torniamo alla realtà. Ti saluto e ti auguro buona fortuna. Ok, possiamo parlare con Stroy. È quasi ora, restiamo concentrati. Parlare ogni volta con i compagni non mi sembra che ci stia dando la possibilità di evolvere i nostri poteri, o comunque evolvere i nostri rapporti. Forse i rapporti andranno avanti di evoluzione solamente mano a mano che saliremo. Qua cosa abbiamo? Hai davvero una bella spada, ragazzo Edda. Non sono un ladro, ma quella spada mi dice che non sei un mercenario, quindi avrei una proposta interessante da farti. Combattendo i mostri ti sarà capitato trovare dai mag, no? Se non sai cosa fartene, dallo a me. Parliamo di mag per indicare nemici microscopici frammenti di cristalli di mag. Li sto acquistando per conto della Chiesa Santista. Anche gli accumulatori sono in giro e se servono a raccogliere, ma non sono molto efficienti. Non te ne fai nulla, no? Fidati, sto offrendo un buon affare. Ci serve per studiare gli archetipi dell'Accademia. Se proprio a corto di denaro puoi scambiare mag. In ogni caso state a decidere cosa fare. Sì, ci serve denaro, effettivamente, ma non voglio dare via ciò, la mia moneta di scambio che mi serve per studiare gli archetipi. Negozio, ma tu che cosa vedi? Uno scarabeo d'oro. Che sono oggetti di... come si chiama? Negozio di armature. Vediamo se possiamo comprarci qualcosa. Tra poco chiuderemo per il funerale reale. Allora, vendi. Fai valutare. Nessun oggetto. Vendi. No. Acido, acqua benedetta, incenso eroico. Aumento l'esperienza dell'archetipo di 100. Beh, questi però, ragazzi, questi oggetti non li avevo visti. Vediamo. Compra. Oh, c'è roba molto cara, eh. Guanti d'armi di ferro. Schinieri di ferro. Compriamone due. Ah, non possiamo comprare solo uno, ok. Equipaggiamo a Sion. Ok. Usciamo fuori. Vorrei utilizzare quegli oggetti che ho trovato. Vediamo se possiamo andare sull'oggettistica. Acqua benedetta. Incenso eroico. E usiamo il sugguaritore. Frutto eroico. E usiamo nuovamente sugguaritore. Con una nuova tecnica, il Medi. Ripristina la quantità. Frutto eroico. Nuova tecnica. Ok, Patra. Ok, abbiamo utilizzato tutto quello che avevamo. Questi sono i nostri oggetti di trama. Lo scarabeo d'oro. C'è qualcuno che è in collezione. Qui abbiamo tutte le nostre armi, i nostri equipaggiamenti e le collane. Perfetto. Equipaggia, facciamo più forte, ok, e sto facciamo più forte che si equipaggi i guanti d'armi da ferro. Carica, non può equipaggiare nulla, ok. Allora, nessuna formazione da mostrare. Dobbiamo salire di qua. Sì, si passa di qui, gente. Sicuramente c'è molto razzismo nei confronti di noi Edda, come ben sapete. Sicuramente io credo che l'elfa che abbiamo visto lo scorso episodio sia nei ricordi che in quell'intramezzo con quella specie della barda sulla schiena e che aveva una spada lunga e
una spada bastarda, potremmo dire, e un mantellone, nel primo episodio, nella presentazione, diventerà un nostro membro del party, risveglierà magari un archetipo che avrà una alabarda. Ci sta il personaggio che ha un'arma. Allora, armature, ok, centro di reclutamento. Beh, dobbiamo andare al centro di reclutamento, quindi passiamo di qua. Ce la stiamo prendendo molto con comodo, come vedete. Qui abbiamo un altro negozio. Non sarà facile passare, Andiamo. グライアスは見えるか。問題なさそうけど、肝心のルイがまだ。見て、なんだこれは。 王家の花と知っての同席か。粛々な弔いに王族以外が持ち込むなど、なんたる破廉恥な。自分が王とでも言っているようではないか。けだもめ。愚かな王は死んだ。ここに居並ぶ貴族や宗教家どもに失望し、自らの弱さに打ちひしがれたのだ。 言わせておけば。なんて言い草。狂ってる。葬儀の場で。ルイ様の言う通り、貴族どもが悪い。もっと言って。この国は今有史以来の危機にさらされている。全ての者に現実を見せてやる。壁の中で見る機会もなかったろう。これが人間だ。ただの噂ではない。今やこの国は人間の巣窟なのだ。 ついに国境の砦までも人間に落とされた。じきに全土がそうなる。弱き王が招いた災いだ。ならば力ある者こそ新たな王にふさわしい。己貴様、謀反を起こす気か。王も継ぎ手もおらぬのに誰への謀反だというのだ。ならば冷然にて今決めよ。このルイ・グイアベルンこそユークロニアの新たな王であると。 おい、どうした。何事だ。この力、まさか王宮が。 王の魔法なのか。我が名はユトロダイウス五世。国王陛下、新たなる王の誕生を望むその願い聞き届けよう。
国王陛下、そんな栄光、亡くなったのではなぜ。静まれ、我は宣言する。我魂が真にこの世を離れる定めの日、今より夜旅の月が移ろいし後、来る英雄の日、その日までに 国民の信託を最も集めし者が、次なる王となる資格を得るものとする。王となる資格だと。信託を集める。我が魂は天空より全てを見通し、全てのものの心の声を集める。何人たりとも 本心を偽ることはできぬ。なんだこれ。心の声しかと見通したり、今この時次なる王として最も信託を集めし者はフォーデン様。 ルイ様だ。ルイ様もいるぞ。おう、候補だと。面白い見せ物だ。この私にも世継ぎとなる資格を与えるというのだな。口を閉じよルイ。亡き陛下の弔いを汚すと、なんたる狼藉。そなたが王になるなどありえぬ。ならば 問うてみるか。民草よ、フォーデンが王で本当に良いのか。今こそまやかしの教えから目覚めるのだ。生まれや種族など関係ない。私は命に危険なく世界を望む。従うなら人間の脅威から守ろう。幸福を取り戻そうではないか。 聖教の教えは村を救わなかった。化け物は相手にも同志を守ない。奴隷でも指示すれば守ってくれる。騙されるな。あいつはそんな奴じゃ。ねえ見て、兄様がフォーデン様にどんどん迫ってるわ。本当に人の心を見透かしているというのか。ルイ、友人を惑わせおって。国難を人間を 打つ力なくして未来はない。この私と共に立ち、まやかしに反旗を翻す者、諸君らは守ってやる。だが従えぬ者は容赦なく殺す。たとえ誰であってもだ。それが王族であってもか。国を担えもせぬ王など大罪人よ。当然の報いだ。貴様、 やはり奴が陛下と殿下を。ふざけるなルイ。お前みたいな悪党が王だと許されるわけない。国が滅びる。おい誰だ。無礼者、王族殺しの隙にさせるかよ。そうだ。よし、いざお前も行け。ガイアスは。 神の意志を力で積むことは許さぬ。我が力にて罰を下す。罰か。<笑>いい腕だ。亡き王族への忠義か。だとすれば皮肉だな。王は貴様が気に入らぬようだ。嘘。 言ったはずだ。逆らう者は殺すと。まさか王の魔法をこんな風に使うとはな。
いいだろう。あらゆる生まれの民よ、我が理想のもとに集え。理不尽で不毛ない境からこの私が守ろう。ルイ様しかいねえわ。指示しなかったら殺されるはずよ。どちらにつくべきか。来たる英雄の日、我が審判により民の信託を最も集めし者が次なる王となる。あらゆる種族、身分、咎人、万民に大いに挑む権利がある。我が瞳は天空よりすべての心を見通し、望まれたる者の顔を石踏みにて示すであろう。何とたりとも阻むことは許さぬ。すべての地に伝えよう。古き遺物など不要。新たな王ルイ様の時代が来るのだからな。動くな。まったく死にたいやつばかりだな。ルイ様のありがたみを骨身に刻んでやる。こいつ、御所の遺骨で。私はルイ様からご用事を言いつかっていく。用事？マグラを蓄えるのに多少時間がかかりそうだ。それまでしばし聖堂に曲がりさせていただくとしよう。王の服もが開ける日が最悪の日となるだろう。邪魔しに来れば殺す。ひらむな。死者が蘇ることなどない。下法で人形のように操っているだけだ。来るよ、構えて。Ok, ragazzi, dopo questo lungo filmato si torna a combattere. No, no, no. Dove? Conna. ちょっとストロール、しっかりして。敵が来てるよ。それは、どうせか。落ち着け。落ち着け、俺。くそ、うまく集中できない。Stato d'ansia. Gli aliati possono scolpiti d'ansia quando si recono imboscate da parte del nemico o subiscono un attacco critico. Possono usare le tecniche degli archetipi, il nemico non consuma con il turno quando gli attacca. Fai molta attenzione a questa interazione. Abbiamo, ragazzi, la... come si chiama? Il guaritore noi equipaggiato. Ok, chiama il potere. Patria, cura alterazioni di stato per un alleato. Curiamo con il guaritore. Ok. Oggetti. Abbiamo un oggetto che fa danno a tutti. No, quindi attacchiamo con il potere degli archetipi. Vai. Fisicamente gli facciamo male. Tocca a noi. Ok, usiamo l'archetipo. E
e danni magici di luce leggeri. Vedete che abbiamo anche i Blitz. Direi è debole alla luce, me l'aspettavo. Danni fisici, vai. Danni da luce. E andiamo col fendente diagonale. Dovremmo aver vinto. ここには墓地があったな。彼の骸はそこに運んでくれ。は、かしこまりました。丁重に扱ってやってくれ。顔なじみなんだ。亡き陛下。いや、王子殿下のために正しいことをしたんだ。弔われるべきだ。私の名はヒュルケンベルグ。 尋ねたいことがある。さっきの力、ただの兵士じゃないな。軍で教わる代物じゃない。そっちこそ誰だ？ただの兵士じゃなさそうだ。私は騎士だ。警備兵を率いる身分ではないが、行きがかり上な。騎士？お前たちが偽物であることには目をつむろう。 アルセスの知り合いらしいしな。アルセス？話はあの男を捕らえた後だ。奴の狙いは中に安置された王爵に違いない。王爵？お願いです。誰か来て。助けてください。家族がまだ中に。取り残されているのか。他にも大勢。 中に。さっきの男と鉢合わせでもしたら。騎士として見過ごすわけにはいかない。ついて来られるなら来い。騎士様が素性の知れないものに頼るのか。戦えるなら身分は問わない。ここで帰ったらグライアスに顔向けできない。お前も来てくれ。Certo。止めても行くんだよね。 俺のことを分かってきたようだな。骸骨どもに気をつけろよ。 Quindi un altro dungeon, ragazzi. Dobbiamo raggiungere quel cavaliere. Matteo. C'è incredibile quanto è lunga questa demo, gente. Il vero problema è non possiamo più salire. Cercate un'altra strada, io proseguo verso l'alto. Troveremo un modo per raggiungerti. Ci ritroviamo più su, fate attenzione quando combattete. Ragazzi, mi sa che faremo un sesto episodio di questa demo. Incredibile. Col pendolo con la luce stiamo avendo dei grandi risultati, eh. Ok, di qua non c'è niente come zone, saliamo, proviamo a salire di qui, di là si va su. Aspettate, fatemi vedere la mappa. Ci sono altri oggetti, nel caso faremo veramente un altro episodio. Qui ci dovrebbero essere degli oggetti, no, ma non li vedo. Saliamo. Cioè, a sto punto potevano darci il gioco completo, veramente. Da dove vengono? State indietro.
Maledetto necromante, sta attaccando i civili indifesi. Non possiamo abbandonarli. Dobbiamo aiutarli. Ok. Archetipo. Danni di luce, vai. Per il momento vanno bene queste due nostri potenziamenti. Il fendente del guerriero e il guaritore. State bene? Stiamo tutti bene, grazie a voi. Ma chi siete? A che organizzazione appartenete? Salvate mio figlio, più avanti. Lo cerchiamo noi. Aspettate qui finché non vi avvisiamo. Fate davvero parte dell'esercito di Stato? Non ha importanza adesso, sia quel che sia. Penserò io a lei. Mi dispiace affibbiarvi questa responsabilità, ma salvate suo figlio. Degli oggetti. Okay. Saliamo e andiamo su a cercare il figlio della signora. Il guaritore è utilissimo in questa parte del gioco, forse proprio ci danno le... Deve essere in questa stanza. È una specie di labirinto. Attraverso. Ecco lì il bambino. Va tutto bene, sei ferito? Ho avuto tanta paura. Sei stato molto coraggioso. Grazie, signore. Vado a chiamare il soldato di prima. Porterò la madre e i figli in un posto sicuro. È meglio se andate anche voi alla svelta. La zona più avanti è troppo pericolosa. In tutta sincerità, perfino l'esercito di Stato non può gestire questa situazione. Abbiamo ancora delle faccende da sbrigare qui. Prenditi cura del bambino, per favore. E grazie per avermi salvato. Fate molta attenzione. Una cassa. Ok, cura un alleato, il balsamo vitale. E poi... testo sacro, incenso rivitalizzante. Ok, direi che da qua. Proviamo a uscire di qua e proviamo a salire di qui. Avete dovuto combattere molto? Alcune persone non erano riuscite a scappare in tempo, non potevamo abbandonarli. Ben fatto. Tra l'altro dovrebbe esserci rimasto ancora qualcuno nella cattedrale. Miro. Chi avrebbe mai detto che al funerale di Sua Maestà possa succedere una cosa del genere? È tutta colpa di Luis, come ha potuto bombardare la Gran Cattedrale? E non è tutto, quel suo scagnozzo, sto cercando lo scettro reale, non è così? Probabilmente, vuoi offrirlo a Luis, una volta che quest'ultimo avrà ottenuto il paese sarà sotto il suo controllo. Non lo accetto, dobbiamo trovare quest'uomo e fermarlo. Cercate di tenere il passo. Ok, saliamo. È veramente immensa. Dobbiamo scalarla tutta, ci vorrà una vita. La sala dello scettro reale è proprio in cima, sbrighiamoci. Quindi ragazzi, veramente gigantesca la demo. Siamo quasi a
4 ore e mezza di gioco, credo, da quando l'abbiamo cominciata. È incredibile che diano così tanto da giocare. Ok, attraversiamo la porta e vediamo cosa succede. Come nelle miniere abbandonate. ルイに殺された男についてだ。あんたはグライアスの知り合いなのか？ああ、彼の本名はアルセスだ。アルビド・アルセス。前王陛下に腕を買われて王子殿下の剣術指南役を務めている。 Non immaginavo che vi conosceste。 まさか知り合いだと。とはいえ、私が殿下のコノエとしておそばに仕えていた頃の話だから。あんた、王子のコノエなのか？コノエ、王子殿下。確認したいのはそれについてだ。教えてくれないか？お前たちはなぜルイの命を狙った？復讐だよ。暗殺は王子のためさ。亡き王子殿下の名。復讐？王子だけじゃない。ルイは王も殺したんだ。アルセスは一時の感情で動く男じゃない。非情と言われてでも常に最良の選択にこだわった。それはなぜ復讐のためだけに。あんな、さあな、知りたいことはそれだけか？お前たちがアルセスの仲間なのは分かった。改めて協力を求めたい。俺たちよりも軍に応援を請うべきじゃないのか？今日の様子を見ただろ。もう当てにできない。少数精鋭の方が対処もしやすい。大聖堂への侵入路を教えよう。力を貸してくれるか？当然だ。お前はどうだ？ちっと。もちろんだ。よし、聞くだけ野暮だったな。ちょっと、国軍は何してるの？王の葬儀がこんなになるなんて、国はどうなっちまうんだ？だいぶ混乱してるな。無理もない。私自身、まだうまく飲み込めていないしな。あ、あんたたち、マリアを見なかった？マリア、いなくなったのか？騒ぎの話を聞いて駆け出していったのよ。多分この近くに。おい、ファビアンヌ、いたぞ、マリアだ！マリア！動かすな。頭を打ったようだ。逃げる人の身に巻き込まれたんだろうな。かわいそうに。気を失っているが、命に別状はなさそうだ。あの人は一緒じゃないのかい？Oh, yeah. それはすまない。覚悟はしてたから。でも、マリアのことはファビアンヌさんが見てる。しばらくは安静にするしかないだろうな。取り残された人はまだいるんだろう？救出に入った兵士たちもほとんど戻ってこないらしい。噂じゃルイの私兵にやられたとか。
レイの人間の死骸も安全が確認できなくて置きっぱなしだ。地下には墓地を兼ねた納骨堂がある。そこを抜ければ大聖堂へ出られるはずだ。信用していいんだな。納骨堂にはどうやって入る？歩兵者の左側にある門から行ける。よし、急ぐぞ。Allora, classifica polarità. Usa L1 per incontrare il tuo indice di gradimento, che aumenta con l'avanzare della storia aiutando la gente. In quanto manifestazione degli eroi, gli archetipi percepiscono la popolarità dei loro utilizzatori. Inoltre, ogni giorno, di fronte alla roccia del re che mostra i voti dei candidati popolari, si accumula una quantità di mag proporzionale alla quantità di in classifica. Puoi raccogliere una volta sola i mag di più giorni. Abbastanza incasinata la cosa, eh. Come vedete possiamo parlare sia con l'elfa Alkenberg, certo un nome più semplice potevano dargli, o forse più femminile. Sono preoccupato per Maria, ma ora impegniamoci al massimo. Quindi dobbiamo entrare aspettate, non così, imparerò a usare la mappa, spostarsi in città, raggiungere stranamente luoghi che già visitati in precedenza. Però non so come si faccia, quindi ecco Grand Trad vi ha ingombrato, vedete, così ci spostiamo velocemente. È un casino veramente da gestire. Allora ragazzi, io direi che a questo punto sicuramente, se ci aspetta un altro dungeon, dovremo fare un nuovo episodio, perché un altro dungeon prenderà molto ma molto tempo. Quindi andiamo qui, anche perché non ho capito bene come spostarmi velocemente tra le varie zone. Quindi mappa, ecco qui, ci spostiamo così. Quindi il massimo di personaggi che possiamo portare con noi è 3, e hanno fatto morire Grius proprio per permetterci di avere un nuovo personaggio, che è l'elfa Alkenberg. Il silenzio però mi fa un po' paura. Avrei preferito disturbare i morti, ma non è il momento di avere ripensamenti. Allora, qui possiamo andare ancora all'accademia. Andiamo. È l'unica opzione che ci resta. Ok ragazzi, allora fatemi vedere la nostra mappa. Sì, c'è molto da esplorare, come abbiamo visto. Abbiamo ottenuto una nuova compagna, abbiamo avuto un video filmato incredibile sul funerale del re e tutto, che mi è piaciuto veramente tantissimo. Confermo che questa demo continua a stupire di Metaphor e Fantazio, e io mi fermerei qui anche con questo quinto episodio, ragazzi, perché non finisce più veramente questa demo. Quindi vi invito come sempre a lasciare un pollice su se vi è piaciuto questo episodio, appunto. Vi invito a iscrivervi al mio canale se vi piace il mio contenuto e volete vedere come va avanti la demo, ovviamente attivando la campanella per rimanere aggiornati quando carico qualcosa di nuovo qua su YouTube. E sempre cosa importante, se volete seguirmi attivamente vi lascio in descrizione tutti i miei social, partendo dal mio account Instagram e i miei gruppi Facebook, i pazzi Santo Silver, dove ricarico i link, appunto rimetto i link per venirvi se ve li perdete, ogni tanto li trovate lì, delle mie live e dei miei video, e il gruppo Game Spoiler, community generica dei videogiochi, dove faccio la stessa cosa. Detto ciò, grazie di aver visto a tutti questo video, e noi ci vediamo per il sesto episodio, non credevo,
di questa bella serie qui sul mio canale. Ciao ciao a tutti.